Il problema della mancanza di personale si lega con la protesta dei vigili del fuoco, anche loro davanti al palazzo della prefettura. Siamo tornati qui in prefettura perché avevamo già il 18 presidiato per far inviare un sollecito al dipartimento per riclassificare le sedi, far inviare mezzi idonei per poter fronteggiare tutte le emergenze. Come USB Vigili del Fuoco Sicilia stiamo tutelando i lavoratori e la popolazione stessa, non possiamo più ammettere una situazione simile, il soccorso tecnico urgente è totalmente a collasso. Presente davanti alla prefettura per condividere la protesta e sensibilizzare la politica ad interventi urgenti, l'europarlamentare Dino Giarrusso. Sono qui per dimostrare la mia assoluta solidarietà concreta, non soltanto a parole, con il SIAP, il sindacato di polizia, con l'USB, dei vigili del fuoco e con tutti i lavoratori della sicurezza che oggi affrontano disagi incredibili e coraggiosamente li denunciano. È incredibile che a Catania non ci sia ancora una cittadella da polizia e che la città subisca la perdita di varie unità che devono stare nelle diverse sedi che ci sono, ma è altrettanto incredibile che i vigili del fuoco, che devono affrontare non soltanto l'emergenza incendi ma anche quella delle alluvioni, abbiano carenze di organico, abbiano carenze di ogni genere, anche di mezzi. Bisogna che ci sia un cambio di passo, la politica non può soltanto chiacchierare ma agire concretamente. Spero proprio che ci sia un cambio di passo a partire da quello che ci sarà in futuro, tanto per la polizia, tanto per i vigili del fuoco e per chiunque oggi si occupi della sicurezza dei cittadini, che poi sono quelli che ci perdono da queste situazioni.